Voilà, vieni sì. Fatti vedere che è sempre così, ti fai vedere, che sei sempre un disgraziato, eh? Ok. Allora, siete champagne, io la champagne. Heidegger e il nazismo. A proposito del libro di Emmanuel Fay. Heidegger, l'introduzione del nazismo nella filosofia. Edizione originale B. Michel, Parigi, 2005. 578 pagine, 29 euro. Ecco qui champagne che resterà qualche secondo, a meno che non scopra gli occhiali. Bene, questo libro di Emmanuel Fay ha avuto una traduzione nel 2012 ed è questa edizione a cura dell'Asino d'Oro. Noi ci atteniamo all'edizione francese. Un'usurpazione manifesta delle parole della lingua filosofica. Heidegger ricusa il Rinascimento e lotta contro la ragione mondiale, logica e universale. E lotta contro l'uomo, contro Descartes. Combatte contro quello che chiama l'ebraizzazione della società tedesca, ma anche bene il particolarismo tedesco che l'universalismo ebraico sono il fantasma di una stessa pseudo-logica. Una citazione dal libro di Emmanuel Fay, a pagina 9. La questione dei rapporti di Heidegger al nazionalsocialismo non è quella della relazione tra l'impegno personale di un uomo che si sarebbe temporaneamente distratto, fuorviato, sbagliato e di un'opera filosofica smisurata pressoché intatta, ma quella dell'introduzione deliberata dei fondamenti del nazismo e dell'hitlerismo nella filosofia e nel suo insegnamento. Emmanuel Fay si pone la questione dei fondamenti sui quali riposa l'insieme dell'opera di Martin Heidegger e vuole mostrare la realtà dell'impresa alla quale si è votato Heidegger. Citazione, l'introduzione nella filosofia del tenore stesso del nazismo e dell'hitlerismo. Pagina 18. La ricerca di Emmanuel Fay si nutre di documenti inediti o ancora non tradotti. Infatti, ecco il pretesto per la scrittura del libro. Citiamo la pubblicazione recente dei corsi degli anni 1933-34. Modifica radicalmente la percezione che noi possiamo avere dell'opera di Heidegger. La ricerca di Emmanuel Fay concerne in particolare il seminario dell'inverno 1933-1934, perché Heidegger lo ha scartato dal piano della pubblicazione della Gesamtausgabe. E per causa. Il libro di Emmanuel Fay è il lavoro di un archivista che con i documenti alla mano indica che, cito, è in effetti dal fondo occulto del nazismo che si nutre Heidegger, pagina 140. Questo lavoro ci mostra sino a che punto Heidegger si è consacrato a introdurre i fondamenti del nazismo nella filosofia e nel suo insegnamento. Vuole dire che questo libro ha provocato un grande dibattito in Francia ed è all'origine dell'uscita poi di vari libri,
ci fu anche un libro di difesa appunto di Heidegger, dove l'unico italiano esperto di Heidegger, chiamato dall'equipe dei traduttori di Heidegger in francese, è ufficialmente un economista. Heidegger è impegnato nel ritorno all'essenza dell'essere, ma è lo statuto dell'essere stesso a trovarsi impegnato. L'essenza dell'essere dell'ente nasconde la divisione dell'ente in bene e male, in padrone e schiavo, in amico e nemico, e la lotta sino all'annientamento del polo opposto. Per Heidegger è questione di decidere se noi siamo noi stessi degli schiavi o dei padroni. La cosa invece si pone in Carl Schmitt nella distinzione tra amico e nemico, ripresa dalla Repubblica di Platone. Quindi Heidegger crede alla relazione di dominazione e di servaggio degli uomini tra di loro come a qualcosa che è scritto nel puro linguaggio dell'essere. Emmanuel Fay si domanda se si può ancora trovare un'oncia di filosofia in questo insegnamento, pagina 168 dell'edizione originale. E leggendo i testi, i meno critici di Heidegger, Fay dona anche delle risposte. Dice, cito: non esiste una filosofia di Heidegger che sia stata costituita in modo coerente e distinto indipendentemente dalla sua implicazione radicale nel nazismo. Secondo Fay, Heidegger è colui che ha spinto il più lontano e la cura di dissimulare sotto dei termini in apparenza indeterminati come essere, essenza e esistenza, tra parentesi è la traduzione che dà di Dasein anche, il contenuto radicale del nazismo, pagina 264. Noi non abbiamo bisogno di leggere la dissimulazione e noi abbiamo ritrovato il nazismo come un aspetto dell'ontologia che è oggi fondamentale e fondamentalista, ovvero senza fondazioni intellettuali, a partire dal 1995 nello scritto Heidegger e l'Uroboros, e in francese, non c'è in versione italiana. Ontologia, tra l'altro, che nutre anche il discorso scientifico e l'organicismo, insomma, che dà fondamento pseudo al cognitivismo e al comportamentismo. Emmanuel Fay cita il caso di Jacques Derrida, che non avrebbe avuto a disposizione i testi dell'edizione integrale apparsa oggi e che nel libro Politica dell'amicizia riprende i termini della teoria nazista di Heidegger ma epurata apparentemente dal nazismo. Ma il minimalismo meurtrier, omicida di Derrida, e il massimalismo omicida di Heidegger sono figli della mitologia di Platone e della formalizzazione d'Aristotele, meglio conosciuta come filosofia. Questo detto, la sofistica aprirebbe su un'altra via, quella che permette oggi di fare la distinzione tra discorso occidentale e testo occidentale, tra fantasma e l'originario.
c'è pure un'altra lettura da fare dell'opera di Jacques Derrida. Tra l'altro è a Derrida che dobbiamo la precisazione, appunto, che l'etimo di fantasma è proprio quello di copia. Sarebbe la copia dell'umano che senza il corpo non si vede, no? Questo è il fantasma, non è l'immagine. Per contro, le differenze tra Heidegger, Schmitt e Junger sono delle variazioni algebriche di uno stesso modello di pensiero. L'affermazione di sé, la Selbstbehauptung, che secondo Fei Heidegger pone prima della discriminazione di Schmitt tra amico e nemico, che è estratta, appunto, come ho accennato, dalla Repubblica di Platone, dove c'è il racconto di tre teorie del politico. Implica la guerra degli uni contro gli altri. Ed è questa, tra l'altro, l'ontologizzazione della guerra senza fine, la guerra sostanziale e mentale, l'assenza di guerra intellettuale. Ora, l'affermazione di sé corrisponde a una applicazione del principio di identità. Quindi la credenza nella guerra eterna è una conseguenza della credenza nel principio di identità. Questo per sottolineare che ogni affermazione identitaria è una forma di razzismo. Tutti i discorsi, questo è importantissimo, che vanno sotto l'egida dell'identità e del suo principio sono una forma di introduzione del nazismo nella filosofia e quindi ha molti precursori, dato che la nozione di identità non è sorta col razzismo. Ma sosteniamo questa implicazione. Si tratta di intendere, appunto, dov'è che c'è questa connessione tra la nazificazione del linguaggio, come l'ha chiamata lo psicanalista Jean-Jacques Moscovitz, e la filosofia. A meno che, appunto, in un modo che non è quello di Emmanuel Fei, noi cominciamo ad accorgerci che è sull'impianto della logica aristotelica che una certa ideologia totalitaria può impiantarsi, in particolare sulla questione del terzo escluso. Noi abbiamo scritto un testo sempre intorno al 95 in cui dicevamo che il nazismo è un'applicazione estrema del principio di esclusione, che è necessario al principio di identità, che richiede pure quello di non contraddizione, no? Allora, secondo Emmanuel Fei, dopo il 1945 e la disfatta del nazismo, Heidegger vuole far credere, per discolparsi, a un rovesciamento nel suo rapporto al nazionalsocialismo e caricare non le guide del nazismo, ma l'insieme della tradizione filosofica occidentale della responsabilità dell'industria di annientamento del Terzo Reich, pagina 396. Questo avviene con la sua lettura apparentemente critica della metafisica e anche con la sua lettura della tecnica. Non so se è citato in questo testo che abbiamo scritto in occasione dell'uscita francese del libro, e quindi a 7 anni, e lo stiamo traducendo online,
Nell'intervista che è stata pubblicata postuma e che aveva concesso a Der Spiegel, viene responsabilizzata la tecnica come compimento della metafisica, ovvero della filosofia greca, della trasformazione dei forni da pane in forni crematori e nella responsabilità delle uccisioni in massa. Una delle rarissime cose che ha detto sulla questione dei campi, sulla quale non si è quasi mai più espresso poi. Emmanuel Fay scrive che c'è in Heidegger una usurpazione manifesta delle parole della lingua filosofica, ma al servizio di una visione del mondo che non è nient'altro che la distruzione di ogni filosofia. Qui siamo a pagina 407. Al punto che ciò di cui parla Heidegger sotto il nome di metafisica è senza rapporto con la vera metafisica o con la filosofia o con la prima filosofia, scienza di principi e di cause, tale che la vediamo all'opera in filosofi molto differenti, da Aristotele a Descartes. Pagina 407. Noi abbiamo appena accennato che non sosteniamo questo aspetto della lettura della filosofia e della metafisica, ma nella filosofia aristotelica, in un certo uso del principio del terzo escluso, del principio di identità e del principio di non contraddizione, ha trovato posto l'ipotesi delirante del nazismo e dell'eliminazione dell'altro nella specie, dell'ebreo, dello zingaro, dell'omosessuale, del malato mentale. No, l'analisi del nazismo di Heidegger è esatta, ma non c'è nascondimento delle parole della filosofia. Il nazismo di Heidegger è retto dal principio di identità, laddove il nazismo di Schmitt è retto dal principio di non contraddizione, e entrambi comportano l'applicazione del principio del terzo escluso, sino ai campi di sterminio. Questa è la logica di Aristotele, già applicata dal, ironicamente chiamato da me, dal geometra Alessandro. Le fondamenta mitologiche si trovano in Platone, no? Maestro di Aristotele, questa è la genealogia. Per avere Alessandro Magno, che è allievo, no? Aristotele è tutore di Alessandro Magno, noi abbiamo questa trasmissione, no? Va a conquistare il mondo per applicare il principio di identità, tutti i greci, a costo di uccidere i non greci. Così è andata e così va ancora. E Carl Schmitt trova la sua discriminazione tra amico e nemico, appunto, nel maestro di Aristotele. Siamo nell'ambito dei commentari della filosofia. Apparentemente Heidegger, dopo l'ultimo filosofo, dice è il primo post-filosofo. No? Questa istanza in modo differente c'è in vari autori, c'è anche in Giacomo Leopardi, che è di formazione nella biblioteca del padre, filosofica, ancora prima forse che poetica, ritiene insomma che gli occorre una ultrafilosofia e si ritrova poeta. Fa il percorso, siamo in quegli anni, fa il percorso inverso, o piuttosto è Hegel che fa il percorso inverso di
di Leopardi, no? Amico di Hölderlin, e lui trova che al risveglio dalla notte orfica poetica non ha più le parole per dirlo, e quindi si rivolge dalla poesia alla filosofia e prosegue col sistema, termine che è di Aristotele. Citiamo: nessuna filosofia può costituirsi sulla negazione dell'esistenza dell'uomo come tale. Emmanuel Fay, pagina 507. Formula valida anche per Martin Heidegger, ovvero che anche nel suo caso noi non possiamo applicare la negazione. Detto con un'altra favola, non possiamo più uccidere Caino. Se Heidegger non è filosofo né pensatore per Emmanuel Fay, allora il testo che noi leggiamo non è un testo di filosofia. Sono le prime obiezioni a Fay. Ovvero, Fay sarebbe riuscito a scrivere un libro di filosofia leggendo un testo non filosofico? Infatti Emmanuel Fay ha scritto un testo filosofico, politico e ideologico. La posta in gioco risiede in una battaglia di parti e di partiti. Heidegger non è sostenuto o combattuto in quanto filosofo, ma in quanto uomo di una fazione politica. C'era già prima lo stesso padre filosofo, Jean-Pierre Fay, ha scritto anni prima, una quindicina d'anni prima ci pare, il testo Le Piège, la trappola, in cui emerge questa prima lettura della permanenza del nazismo nell'ambito della filosofia di Martin Heidegger. In seguito alla pubblicazione di questo libro si è notato proprio come si trattasse di due schieramenti, mentre la nostra lettura e qualche obiezione agli uni e agli altri, là proprio dove noi abbiamo fatto questo lavoro, non è stata colta, nel senso che la nostra lettura, che non è nemmeno non si schiera dalla parte di Emmanuel Fay, benché non abbiamo nessuna fascinazione per Heidegger e l'heideggerismo, ma diciamo che la nostra lettura è stata letta come un testo anti-heideggeriano, e non lo è, e ovviamente sospendendo o saltando tutte le notazioni intorno al libro di Emmanuel Fay che pongono questioni alla lettura di Emmanuel Fay. La questione per Emmanuel Fay è di fare ostacolo in modo deciso a ogni tentativo di legittimazione del nazismo, e noi leggiamo questo in modo analitico. Infatti per questa mouvance di Emmanuel Fay non la condividiamo. Ecco una prima lettura: ma fare ostacolo riviene a togliere l'ostacolo per produrre e riprodurre un pseudo ostacolo, e così riprodurre la stessa circolarità dell'essere, cioè mantenere in posizione di nemico Heidegger, una posizione schmittiana, dovremmo dire. È la stessa logica utilizzata dal nazismo, no? Farsi di fare assolutamente ostacolo contro l'universalismo, che era l'altro nome del particolarismo ebraico. Ora, la lotta contro il particolarismo nazista di Heidegger è sostenuta dalla stessa logica, l'auto da fé,
delle opere di Martin Heidegger. È già annunciato nell'analisi di Emmanuel Faye, che non dubita dei postulati dell'ideologia francese, tra l'altro. La rivoluzione, la resistenza, il soggetto, grande soggetto, la nozione di soggetto, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità, e non si interroga sui fondamenti dell'ideologia omicida del colpo di Stato francese, chiamata rivoluzione, e dell'ideologia del colpo e dell'ideologia omicida di Napoleone, che si è lanciato alla conquista dell'Europa e anche più in là, come Alessandro, e anche con il riflesso del mito dell'impero romano. Il calcolo dei morti appartiene al nazismo sempre in atto, anche nei testi i meno sospettabili come quello di Emmanuel Faye. Noi non possiamo, perché c'è questo contare i morti, noi non possiamo contare i morti dell'avventura di Napoleone o della Prima Guerra Mondiale o del nazismo o del comunismo o della fame degli anni 60 in Cina o negli anni di Pol Pot. Qual è l'ideologia per la quale ci sarebbero dei morti che non sono veramente morti? E Emmanuel Faye, che risponde giustamente per la parola nazismo. Allora, sostenere che i morti ebrei sono più morti degli altri è già nazismo, che è trapassato nella lingua. Contare i morti è accettare il nazismo, l'ultimo minimo nazismo possibile, che oggi è una certa gestione oligarchica del termine democrazia. I poeti non hanno paura degli anacronismi e nemmeno noi. L'avventura di Alessandro, allievo geometra dell'algebrista Aristotele, è nazismo. L'avventura di Cesare, che ha già divorato l'ideologia greca più che il suo testo, è nazismo. E l'avventura di Bush, e l'avventura di Saddam, e l'avventura di Bin Laden. Noi non possiamo affermare che A è uguale a B è uguale a C è uguale a N più 1. Noi non possiamo nemmeno affermare che A è uguale ad A, e né che A e non A, e né l'esclusione del terzo. Noi non possiamo affermare i principi di identità, il principio di non contraddizione e il principio di terzo escluso, salvo appunto ritrovarci in quella che è la nazificazione della lingua, no? Secondo lo psicanalista citato Jean-Jacques Moscovitz, avrebbe perso la guerra, ma l'avrebbe vinta a livello linguistico. Ma dobbiamo dire appunto che queste cose, come noi diciamo, dicendo appunto che l'avventura di Cesare è proto-nazismo, e di quel che resta di questo César, zar, l'avventura dello zar di tutte le Russie. Insomma, il dominio dell'uomo sull'uomo, cercato in tutti i modi, più o meno duri o più o meno soft, è nazismo in atto. Quindi, escludere Martin Heidegger, bruciare i suoi libri, come richiesto da Emmanuel Faye, che vorrebbe l'interdizione, insomma, dell'insegnamento di Heidegger nella scuola, è partecipe della stessa nazificazione del linguaggio di cui parla Emmanuel Faye. Escludere Martin Heidegger vale a mancare il suo testo, va letto questo testo.
anche se possiamo trovarci alla fine a termine del viaggio di lettura, ad accorgersi che non era un testo filosofico, ma era teologia politica, in particolare nazista, variante di quella di Carl Schmitt. Definire come antifilosofo Althusser, come lo ha fatto Lacan, che era appena stato trattato da lui come un vecchio arlecchino, a proposito dello scioglimento dell'associazione freudiana, lascia ancora da leggere il testo di Althusser, che si diceva, non a torto, un filosofo senza opera, e anche il testo di Lacan resta da leggere. Emmanuel Faye, nelle 578 pagine del suo libro sulla criminalità dal volto umano di Martin Heidegger, conferma che la sua modalità, insomma, di Heidegger di essere professore universitario e anche nel 1933 rettore, è sempre stata nazista, cioè non limita la fase di adesione al nazismo a quella del rettorato, insomma. È solamente dopo la disfatta del nazismo nel 1945 che Martin Heidegger, per sdoganarsi dall'interdizione di insegnamento, ha nascosto i punti più evidenti della sua ideologia nazista. E i suoi amici trovano nel camouflage, no, in questo nascondimento, ciò di cui nutrirsi. Ora, la filosofia di Aristotele, per essere chiari, non è nazista, ma offre i tre postulati per l'ideologia del nazismo. La filosofia di Aristotele è un discorso della morte, no? Morte della materia, essenza della materia, essenza l'infinito, essenza lo zero, tutta la Grecia è senza lo zero, venne dopo. E anche il transfinito venne dopo, ci è voluto Cantor, siamo alla fine del 1800, ai primi del 900, siamo quasi nell'epoca di Heidegger, insomma. E Heidegger arriva all'essere per la morte, intanto che filosofo. Questo discorso della morte non mette a uguaglianza, non pone uguaglianza tra le varie filosofie, tra ciascun filosofo, ma contiene gli pseudo-elementi per costruire una direzione mortale. Quella del nazismo è stata quella dell'eliminazione industriale del terzo, che arriva tra l'altro sino all'eliminatore. Chi fosse stato in condizione di leggere questo, non abbiamo trovato allusioni simili, avrebbe capito, avrebbe potuto fare la profezia negativa, quella che Hitler, al colmo del suo successo, in modo invisibile, stava suicidandosi, come poi sarebbe avvenuto anche in modo reale. Emmanuel Faye scrive: è quindi vitale prendere oggi coscienza del pericolo che rappresenta la diffusione dell'opera di Heidegger. Pagina 508. Noi ripetiamo che non siamo per questa modalità, che è la stessa che accusa Emmanuel Faye in Heidegger. Quindi è un Klein Heidegger, Emmanuel Faye, per questo aspetto, benché apra il cantiere della persistenza del nazismo nell'opera di Heidegger, questo è esatto, ma leggendo l'opera di Heidegger. L'opera di Heidegger non è un pericolo, come non sono un pericolo le opere delle istanze culturali, dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'islamismo,
e anche dell'ateismo. In che senso? Che per esempio Schmitt vive nella presunzione che gli umani stiano vivendo nell'eone di tempo avviato con Cristo. Con questa credenza deve assolutamente disfarsi dell'ipotesi che prima della fine del mondo ci siano i 1000 anni dell'anticristo, e quindi l'anticristo va ritardato, no? Ikat Eshon. E come si fa questo ritardamento? Beh, in quel caso cos'è stato? Se il comunismo era la maschera, il volto con cui avanzava l'anticristo, anche il nazismo era giustificato per ritardare appunto questo. Quindi giustificatissimo appunto nel caso sia di Heidegger che di Carl Schmitt il nazismo, come sono giustificate oggi tutte le esclusioni, come è giustificato l'esclusione di tutta quella serie di problematiche che al posto di essere affrontate come questione di vita vengono affrontate come sintomo di cui occorre sbarazzarsi. Quindi il Big Psicofarma come abbiamo già detto 20 anni fa, 30 anni fa, nazismo in pillole. In questo senso manteniamo questa lettura. Noi accettiamo la morte quando prendiamo la pillola per non affrontare le nostre questioni di vita. E quindi non è solo psicofarmaco, non è solo quello che dall'industria farmacologica viene prodotto con quel nome. Psicofarmaco è anche l'alcol, psicofarmaco è il modo di gestione della politica, psicofarmaco è il principio, non la finanza, ma il principio di finanza, il purismo finanziario, quello che ha creato moltissimi dei disagi attuali, ma che vive del desiderio di ognuno, ed è quello che non è letto. Come, diciamo noi, non è un pericolo leggere Mein Kampf di Hitler, è la non lettura del Mein Kampf di Hitler che porta a scrivere libri tali e quali, che gli assomigliano. Se noi leggiamo oggi i libri scritti dai politici, sono scritti con la stessa banalità con cui è scritto il Mein Kampf. Ma se noi non leggiamo il Mein Kampf, siamo in condizioni, apparentemente, non nel nostro caso, di prendere questi libri per edificanti. Invece sono scritti nella stessa pasta, con la stessa banalità del male, per dirla con le parole di quella donna che non ha capito nulla del suo ex amante. Madame Bovary non è telecomandata dalle sue letture, Emmanuel Faye non più, non meno. Infatti legge, no? Legge Heidegger, Schmitt, Jung, Hitler. E perché non dobbiamo leggerlo noi? Lo legge lui per noi. Questa struttura chiesastica, questa struttura ecclesiale, questa struttura che è anche sinagogale e moscheale, cioè che i sacerdoti, i rabbini, gli imam, sono loro che dovrebbero leggere i testi per gli altri, che sarebbero colti da follia se leggessero i testi di uomini semplici così, che si sono trovati nel 1500 a leggere la Bibbia da soli, con una formazione solo da contadini, sono stati bruciati vivi, sono stati inquisiti, mentre invece si tratta semplicemente di leggere. Noi diciamo che legge Heidegger, Schmitt, Jung, Hitler senza essere stregato dalle loro parole. Allora, gentilmente, caro Emmanuel Faye, se ce la fai tu, ce la facciamo anche noi. Siamo in condizioni di leggere i tuoi testi e anche quelli di Heidegger, di Schmitt, di Jung e di Hitler senza alcuna fascinazione per loro, e siamo anche in condizione di leggere Marx e quant'altro, Machiavelli, eccetera.
Ed è questo che a noi ci interessa, leggerli questi libri. Nessuna quindi presa di coscienza del pericolo, nessuna creazione del pericolo, per proporre nuovamente l'applicazione dei tre principi, in particolare quello di esclusione. Se Emmanuel Faye esclude dalla lettura, dall'insegnamento, l'opera di Heidegger, rimane un heideggeriano, un anti-heideggeriano, ovvero il colmo dell'heideggeriano. Non è il male davanti a noi che ci interessa, scegliendo evidentemente il bene, questa è l'agnosi, che si riduce a fare l'economia del male e quindi a riprodurre per avere sempre da fare qualcosa contro. Mai sponsor migliore della droga c'è di meglio che la lotta contro. Il business della lotta contro la droga appartiene alla sua stessa logica. Il fare procede dall'albero della vita e non dall'albero della conoscenza del bene e del male, dei pericoli di Heidegger, dei pericoli del nazismo, dei pericoli dell'ateismo, dei pericoli del cristianesimo. Tutta, no? E, per esempio, parrebbe che noi che non abbiamo nessuna aderenza religiosa, siamo contro la lettura dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'islamismo. Ma pas du tout, ma proprio per niente. Occorre leggere queste istanze, e ci sono questioni poste da queste istanze che stanno tra le righe, se non letteralmente nelle righe, che richiedono tutt'altra lettura, ma la richiedono. Togliere il confronto con queste istanze è togliere la parola. Noi abbiamo tutt'altra lettura dell'ebraismo, del cristianesimo, l'istanza del padre, l'ebraismo, l'istanza del figlio, il cristianesimo, l'istanza dell'altro, l'islamismo, altro che tre totalitarismi, tre oppio del popolo, per dirla alla Marx. Va letto quest'oppio, altrimenti valgono altre medicine sacramentali o profane. Basta andare nei presunti rapporti sessuali, oppure nelle posizioni gerarchiche all'interno dell'università, della stampa, del dibattito politico, per accorgersi che cosa ha funzione di psicodroga e psicofarmaco per coloro che apparentemente ne sono contro. Noi infatti non siamo contro i psicofarmaci e le psicodroghe, diciamo che non hanno nessuna forza e assolutamente non danno quello che promettono. Noi potremmo arrivare sempre in abiti d'uomo senza categorie ad affermare che la coscienza del pericolo appartiene alla nazificazione del linguaggio e della vita, analizzata in modo chiaro dal citato da noi psicanalista Jean-Jacques Moscovitz. Questo si trova nel libro Da dove vengono i parenti, D'où viennent les parents, sulla questione della Shoah, e testo che non è disponibile in traduzione italiana. E quindi noi non lanciamo lo stesso allarme a proposito dell'opera di Emmanuel Faye. Emmanuel Faye va letto, va anche insegnato all'università, va confrontato con l'opera di Heidegger, appunto, che non va bruciata, che non va tolta, che va letta. Al di là del bene e del male,
in modo freddo, se volessimo, ma ironia, la lettura procede dal caldo freddo, come modo dell'apertura. Il libro di Emmanuel Fay, Heidegger, l'introduzione del nazismo nella filosofia, è un libro quindi indispensabile, notevole, un lavoro d'archivio e di lettura minuzioso. La sua ipotesi di lavoro trova una conferma ulteriore. L'opera filosofica stessa di Heidegger è nazista. I clan dei revisionisti e dei negazionisti, e a più forte ragione, non possono evitare questa pietra di inciampo sul loro pseudo cammino. La nostra obiezione riguarda un aspetto del cammino di Emmanuel Faye, che non toglie nulla al suo lavoro intellettuale. C'è un immenso lavoro da fare, anche qualche briciola delle istanze del monoteismo di Dante, di Leonardo, di Machiavelli, di Peirce, di Freud, di Cantor, di Goethe, di Lacan, di Verdiglione. Noi pure, per parodiare Cantor, abbiamo visto cose nella logica che ci permettono di affermare lo vedo, ma non ci credo. Cioè noi troviamo problemi, benché siano queste opere che hanno aperto la breccia della parola originaria più che chiuderla. Ma per accennare solo a Freud, molte delle questioni e delle obiezioni poste dal femminismo a Freud non è che sono senza materia, quindi c'è da leggere quel che in Freud, per esempio, non è letto a questo proposito, in particolare sulla questione della logica del fallo. Già accorgersi che è un'incarnazione della logica del fallo il nazismo pone una questione al mantenimento della logica del fallo come discriminante nella costruzione della differenza sessuale in Freud e anche in Lacan. Ma possiamo trovare appunto questi elementi anche in Dante, in Leonardo, in Machiavelli, in Peirce, in Cantor, in Gödel. Leggiamo l'affermazione insensata di Martin Heidegger, rapportata da Max Müller nel suo Martin Heidegger, Ein Philosoph und die Politik. Siamo a pagina, è una citazione di Fay, siamo a pagina 510. Ecco la citazione di citazione. Nella logica, pure, si può introdurre la figura del Führer, chiuse le virgolette. Certo, nella logica che viene da Aristotele c'è posto, c'è il meta zero, l'uno fuori circuito che fa circolare tutti gli altri uno. Questa meccanica c'è nella circolazione delle merci e delle donne in Marx, c'è anche nella circolazione delle donne in Claude Lévi-Strauss, nella sua antropologia strutturale. Tutta una questione d'essere che Heidegger definisce in Sein und Zeit come circolare. Un altro aspetto di questa figura e delle sue aspettazioni, dovremmo dire, è il tempo logico, dato come finito. Non c'è il transfinito, ovvero sia in Heidegger che in Hitler, ma c'è l'infinito potenziale, la distruzione potenziale, che è prospettata appunto come soluzione finale. Diciamo allora che il meta zero e il meta infinito, conosciuti come zero e infinito potenziali, danno rispettivamente il Big Bang e il Big Crunch, senza evitare i buchi neri.
e la loro impossibile teorizzazione. C'è anche qui tutta una parabola del nazismo da leggere e delle sue propaggini, anche l'animalismo che è sorto col nazismo e non con il pensiero libertario o di sinistra o eccetera eccetera eccetera. Heidegger, come lo ricorda Fai, distingue tre cerchi: i solitari o quelli che sono unici, il piccolo numero e i numerosi. Di Einzelnen, di Weiningen e di Philen. Parla di uno, di alcuni e di molti. Il dittatore, gli eletti, gli altri. Ma già Ali ibn Abi Talib, 600-661, il quarto califfo, genero di Maometto, il profeta, classificava l'umanità in tre categorie: i maestri spirituali, i loro discepoli e, meno gentile, la canaglia incolta, senza pertanto aver definito questo pensiero come logica, come ha fatto Aristotele. È da riprendere questa questione sulla questione delle istituzioni, anche le istituzioni analitiche, no? Dove c'è chi rifugge da grande numero perché non può che applicarsi la logica totalitaria, no? È più facile il nepotismo, il mobbing e tutto quel che si vuole e non si vuole. Ma strutturata in questa modalità, in questi tre cerchi, che non siamo molto lontani dai tre cerchi del nodo Borromeo di Lacan, abbiamo che quindi i solitari, coloro che sono unici, e il piccolo numero, le piccole associazioni e dalla breve vita, sono la stessa logica, pongono la stessa questione. Il solitario è senza la solitudine dell'oggetto. È l'isolato più che solitario, no? Come il tacere non è il silenzio. Dobbiamo contenere, per dire così, la lettura di questa nota di lettura a quello che era stata e la sua validità non è invecchiata di un secondo, ma cerchiamo, insomma, di non aprire altre questioni che in questi anni ci siamo trovati a esplorare e che porterebbero a scrivere un piccolo libro più che leggere in questi fogli. Allora, dove sono gli indici dell'altra vita, quella che si appoggia sulla libertà della parola e non sulla sua negazione? Per esempio, lo zero preso nella funzione è il padre nella sua funzione, che non è mai funzione paterna come nel lacanismo, che Freud chiama rimozione. Questa funzione di padre. Per contro, il nome del padre di Lacan è ancora un meta zero, farebbe circolare tutti gli altri elementi della catena simbolica. Ed è per questo che per Lacan numerosi sono i nomi del padre. Quindi abbiamo il nome unico, il piccolo gruppo di coloro che ci capirebbero qualcosa, e abbiamo i numerosi nomi del padre, che non sono nemmeno quelli del piccolo numero, della piccola associazione, no? Del gruppo che Freud ha formato per trasmettere la vera dottrina e per cui ha distribuito un anello per cui i membri si riconoscessero tra di loro. Poi invece alcuni scismatici facevano parte di questi sette, ma il scisma, può darsi, è stato dal tentativo di mantenere le petinombre, il piccolo gruppo. Di Feinig, i pochi, gli uni, i pochi, i molti anche.
almeno Philem rimane multiplo. Noi possiamo dire, quasi senza la speranza di essere intesi, che l'instaurazione dello zero dissipa ogni tentativo di erigere il totalitarismo, sia dei solitari, sia dei pochi, sia dei molti. E senza il quasi noi affermiamo che l'essere, se vogliamo dare uno statuto teorico all'essere, non è del soggetto, quantomeno, e tantomeno del soggetto alla morte. L'essere è una proprietà del significante, dell'elemento linguistico come significante, non preso nella sua funzione, sino al compimento, senza più nessun ritorno all'origine. È un aspetto dell'alibi, dell'altrove della parola, sta nell'altrove. Emmanuel Faye annota molto bene, cito, il principio popolare Funkisch è per definizione un principio razziale. Terminata la citazione. Questo principio non è nient'altro che il principio genealogico, il principio di divisione degli umani, sino alla divisione sociale del lavoro, sino alla divisione sessuale. Il razzismo è una forma di genealogia. Allora, ci resta la questione inversa, come ciascuna genealogia non sia che una forma di razzismo. Ogni appartenenza è una forma di razzismo. Ecco perché il sistema dell'appartenenza è il sistema delle caste, che è una struttura razzista di gestione della società, e non c'è bisogno di andare in India per verificarlo, basta rimanere in Italia. In ogni anfratto, in ogni dove, il padre e la madre che non vogliono che la loro figlia e il loro figlio frequenti un ragazzo o una ragazza che non appartengono allo stesso ceto. Perché allora, se la genealogia è razzismo, l'altra via, l'altra vita, senza più razzismo, per questo pensiero sarebbe solo un'illusione. E se la filosofia è una genealogia dell'essere, penso che nei laboratori di ontologia non si possa negare questo, che nel linguaggio chiaro di Emmanuel Faye è una genealogia di greci contro i barbari, allora da 2400 anni si sarebbe dovuto accorgersi, no, percepire che questa genealogia dell'essere è un sogno o un fantasma, dal nazismo d'Alessandro all'alessandrismo di Hitler. Ciò che resta ancora e sempre a leggere sono le distinzioni tra greco e barbaro, tra greco e ebreo, che abbiamo in Paolo, tra maestro, tra padrone e schiavo, tra maître e sclave, tra amico e nemico, tra filius e frater, ma anche tra Abel e Caino, anche tra uomo e donna, no? Certo, l'essere heideggeriano è un essere folkisch, popolare, appartenente al popolo. Questa è una citazione da Emmanuel Faye. Ma la questione è che la circolarità dell'essere
per non parlare della circolarità dell'avere, che aprirebbe sull'analisi del testo di Marx, è l'altro nome del Funkisch, ovvero che la formula essere popolare, essere Funkisch, è pleonastica. Stabilendo la circolarità dell'essere rimane la stessa cosa. Popolare, i molti, la numerosità, l'insieme nel cerchio. E poi ci sarebbe l'impopolare, ciò che sta fuori dal cerchio, appunto quel che viene ciascuna volta eliminato. E una delle modalità di non lettura è una applicazione per pochi del principio del terzo incluso, che diviene una caricatura. Laddove c'è il principio del terzo incluso, serve a nascondere la produzione industriale di esclusione. Aprirebbe a qualche altro testo questo. Certo, per Heidegger allora l'elementare è in rapporto con la razza. Pagina 476. Resta quindi da sviluppare una teoria dell'elemento non più elementare. Nessun elemento è è negativo. Ora, eliminare tutti gli elementi che sono nocibili, 479, è una frase di Junger rapportata da Faye. Contro l'opera di Heidegger, Faye propone di resistere, di liberarsi, di con un americanismo, di stopparla, no? Pagina 346. Ora, l'Heidegger non più in condizione di nuocere, è Heidegger che è letto e del quale non resta pressoché niente. Ma l'Heidegger da eliminare, ci insegna Freud invece, ritornerebbe più forte che da vivo. Emmanuel Faye insiste sulla pericolosità degli scritti di Martin Heidegger, pagina 517, e conclude il suo saggio affermando che il compito della filosofia è quello di lavorare per proteggere l'umanità e allarmare gli spiriti e scuotere le menti per evitare che l'hitlerismo e il nazismo continuino di diffondersi attraverso gli scritti di Heidegger, pagina 518. Allora, intanto che umani, appartenenti all'umanità, tra parentesi, senza aver mai sottoscritto nessun contratto sociale, noi affermiamo che non vogliamo essere protetti e neanche assistiti, neanche da Emmanuel Faye, che ha scritto un testo sicuramente interessante. Noi siamo già da sempre in allarme, allerta se vogliamo, senza pertanto evitare qualunque cosa, evitare qualcosa e riprodurla.
Da molto tempo noi sappiamo senza sapere di sapere, che evitare qualcosa equivale a produrre e a riprodurre la cosa da evitare. La lettura autentica non ha nulla a che vedere con l'evitare. Quindi noi leggiamo quasi sempre i libri con i quali noi non siamo in accordo, senza bisogno di assistere e di proteggere l'umanità, che è in condizione di leggere questi libri. È così che noi leggiamo anche il testo di Emmanuel Faye.